Cari amici, come vi ho detto nell'ultimo video riguardante le elezioni prossime del 25 settembre, ogni giorno cercherò di inviarvi dei messaggi per indicare quali sarebbero le linee della politica costituzionale se nel nostro paese la Costituzione fosse conosciuta. E quindi vi parlerò in primo luogo di cosa dice la Costituzione, come va interpretata. Allora, in questo capitolo del libro, il libro è Dall'io a noi, è un io libro, Mauro Scardovelli, Dall'io a noi, edizione Rizzoli. In questo capitolo parleremo dei valori costituzionali e dei valori neoliberisti, cioè della differenza tra quella che è la società prevista dalla Costituzione, quali sono i valori costituzionali, e quando sono invece, diciamo, non i valori, ma i disvalori neoliberisti, cioè la distruzione dei valori costituzionali. Allora, inizio a leggere questo capitolo. Verità, bene, bellezza e giustizia sono i principi naturali e spirituali, generatori di vita, comunità, sicurezza, creatività, su cui si fonda l'ordinamento costituzionale. Quindi vi sto parlando di valori universalmente riconosciuti. Valori della verità, del bene, della bellezza e della giustizia che sono tra loro correlati. All'opposto, i disvalori neoliberisti sono al posto della verità la falsità, al posto del bene il male, al posto della bellezza la bruttezza, al posto della giustizia, l'ingiustizia. Ecco, questi sono i principi mortiferi e materialisti, quindi che non riconoscono l'aspetto spirituale umano, quindi principi distruttori delle comunità, dell'etica, su cui si fonda appunto il modello liberista, opposto a quello costituzionale. L'Italia, secondo la Costituzione, l'articolo 1, è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma potremmo più ampiamente dire che è una repubblica democratica, egualitaria e comunitaria. Per comunità cosa si intende? Per la comunità si intende popolo, comunità, cioè il popolo che risiede sul territorio, secondo la Costituzione, è una comunità. Cioè una comunità vuol dire qualcosa di coeso e di solidale. Quindi il popolo italiano, secondo la Costituzione, non è un popolo diviso, frantumato, ma è un popolo che si deve unire. Unire su cosa? Sui valori costituzionali e diventare quindi solidale e comunitario. Quindi l'Italia costituzionale, la Repubblica democratica fondata sui valori primari della persona, del lavoro e dei diritti umani. La sovranità, dice sempre l'articolo 1, secondo comma, appartiene al popolo, inteso come popolo comunità. Compresa la sovranità, perché ci sia la sovranità, bisogna che ci sia la sovranità monetaria, senza la quale non esiste sovranità popolare. Perché la sovranità è lo strumento fondamentale, sovranità monetarie, per disciplinare l'economia a favore del bene collettivo. Senza sovranità monetaria, si perde in pratica la sovranità. La sovranità, come vedremo, passa ai mercati. Ora, questa è l'Italia costituzionale, ma l'Italia neoliberista attuale, cioè l'Italia in cui viviamo oggi, dal momento che la Costituzione non è più attuata, ma è stata tradita, l'Italia neoliberista è una repubblica oligarchica, inegualitaria e anticomunitaria, fondata sul valore primario del capitale, del profitto privato e, sentite qua, della speculazione finanziaria. Ora, la Costituzione originaria vieta la speculazione finanziaria, come vedremo meglio più avanti. Invece quella neoliberista la favorisce. Favorisce la speculazione finanziaria, sfavorisce il profitto e favorisce quindi l'arricchimento dei ricchi a scapito dei poveri. Poi,
continuo qui. La sovranità, anche politica, infatti, appartiene al sistema finanziario formato da banche private e multinazionali. Quindi, sentite, vi sto dicendo una cosa gravissima che dovrebbe essere conosciuta da tutti a partire dalla prima elementare. L'Italia non è più una nazione sovrana, ma una nazione che dipende dal sistema finanziario, formato da banche private e multinazionali. Sistema che, creando moneta debito dal nulla, obbliga lo Stato a chiedere prestiti. Quindi lo Stato non può più emettere la propria moneta e quindi deve chiedere prestiti alle banche private, le quali ovviamente chiedono interessi indietro. E quindi i lavoratori sono sempre più schiavi del debito. Vi rendete conto? Già in queste prime righe vi sto dicendo le cose essenziali. Che noi non abbiamo più un lavoro, il lavoro è sempre più debole, i lavoratori sono sempre in posizione di maggiore debolezza, perché abbiamo perso la sovranità monetaria e perché dipendiamo dal sistema, della finanza internazionale, che vede nei lavoratori persone da sfruttare, da opprimere, spremere il più possibile. Cioè ci troviamo regrediti a uno stadio precedente a quello della Costituzione. Ritroviamo regrediti ai modelli autoritari del fascismo o del liberismo puro. Ok. La Repubblica Costituzionale favorisce tutte le forme di relazione, di amicizia tra esseri umani e di rispetto della natura che li ospita. Qui stiamo trattando un altro tema. Abbiamo parlato di sovranità monetaria, sovranità del popolo, qui invece parliamo di un'altra cosa, cioè le relazioni d'amore. Ora, le relazioni d'amore nella Costituzione non sono espressamente disciplinate, ma lo sono indirettamente nel momento che la Costituzione prevede il pieno sviluppo della persona umana, all'articolo 3, secondo comma, l'abbiamo visto l'altra volta. Quindi la Repubblica Costituzionale favorisce tutte le forme di relazione e di amicizia tra esseri umani e di rispetto della natura che li ospita. Quindi tutte le forme di amore, di amicizia, vuol dire in famiglia, con gli amici, tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra i figli tra loro, tra i genitori tra loro e con gli amici. Ripudia pertanto l'ostilità e la violenza in ogni sua forma, militare, in primo luogo, politica, economica o finanziaria. L'articolo 11 prevede proprio che l'Italia ripudia la guerra, c'è un ripudio, il termine ripudio è un termine forte. Vediamo invece come è il nostro paese oggi guidato dalle forze neoliberiste che hanno imposto la loro visione del mondo. Il liberismo finanziario genera violenza e nemicizia in ogni forma di relazione, in famiglia, sul lavoro, con se stessi. La sua strategia si fonda sul colonialismo, il razzismo, l'oppressione dei più forti contro i più deboli. Quindi è esattamente l'opposto di quello della Costituzione. Quindi pensate che tradimento ha ricevuto il popolo italiano quando, dopo la morte di Moro, da quel momento in poi, le forze neoliberiste hanno preso il sopravvento sulle forze costituzionali. E oggi le forze neoliberiste siedono in Parlamento occupandolo praticamente tutto. Ecco, per questo che vi ho detto, nelle elezioni del 25 settembre prossimo non date assolutamente il voto a quelle forze lì, perché quelle sono le forze che hanno distrutto il nostro paese. È compito della Repubblica Costituzionale favorire nei cittadini, pensate un po', lo sviluppo della cultura e del pensiero critico. Pensiero critico e cultura. Capace di discernere il pensiero critico, il vero dal falso, e del pensiero dialogico in grado di connettere ogni cosa con tutte le altre. Pensiero, quello dialogico, che è in grado di rimuovere attraverso la partecipazione democratica, affettiva, effettiva, consapevole e competente ogni radice della violenza. Insomma, mi sono quasi stupito leggendo adesso questa frase all'improvviso, perché non avete idea di che problemi tecnici ci abbiamo nel fare questo video essendo in montagna, no? Quindi non avendo la normale attrezzatura. Comunque, superate normali e
problemi tecnici adesso potremo procedere più facilmente. Ma sentir parlare di cultura, pensiero critico e pensiero dialogico, ma è una, che follia è questa roba qua? Ma noi non siamo interessati a questa roba, il popolo italiano oggi non lo è più, perché il popolo è interessato a che cosa? A seguire le direttive neoliberiste. Le direttive neoliberiste sono cercare di fare più soldi possibile, comprare più beni materiali possibili, diventare se possibile ricchi. Naturalmente questo è per alcune persone, per gli altri possono solo impoverirsi, ma comunque praticamente quasi nessuno oggi è interessato alla cultura e quasi nessuno oggi è formato al pensiero critico. Ma perché dico questo? Ma perché se fossimo formati al pensiero critico non ci sarebbe più questo sistema neoliberista, perché il pensiero neoliberista di fronte al pensiero critico, cioè capace di distinguere il vero dal falso, crolla come un castello di carta, perché è fatto tutto di falsità. Va bene, invece vediamo come funziona il sistema neoliberista. Per funzionare, il sistema bancario neoliberista presuppone la distruzione del pensiero critico e del pensiero dialogico. La presuppone. Ha bisogno di cittadini sudditi, dipendenti, incapaci di amare e di pensare in modo libero e consapevole. Quindi pronti a servire con entusiasmo gli interessi dei super ricchi contro i loro stessi interessi. Con entusiasmo dico perché ci credono. Le persone credono nel liberismo, del neoliberismo, è diventato una specie di religione. E naturalmente questo è possibile smontarlo se persone come voi che ci state seguendo siete disposti poi a diffondere quello che stiamo dicendo ad altre persone. Cari amici, per questa sera, essendo le 8:30, mi fermo qui e probabilmente, quasi certamente, continuerò domani in giornata e continueremo su questa linea. Grazie per l'ascolto, buonasera.